The Day 7, l'ultimo giorno. Giorno 7, esattamente, quasi un peccato. Non abbiamo mai trovato il modo di entrare nel fiume di Shibuya. Joshua, perché mi hai ucciso? Chi avrei ucciso io adesso? Smettila, Josh, lo hai detto tu stesso. Ti ho solo chiesto cosa avresti fatto se fosse vero. Senti, lo hai fatto... Ah, la missione. Quando avremo finito tutto questo mi direi tutto. Se lo dici tu, Neku. Gioco 7, cancella il Game Master a Pork City. Tempo 600 minuti, gli incompetenti saranno distrutti. Beh, ci siamo. Siamo solo noi e il tristo raccoglitore. Cosa? Questa missione mi sembra strana. Ah, beh, non ha senso preoccuparsene. Andiamo a Pork City? E dopo Dokenzaka, andiamo. Dopo di te. Posso andare a fare un giro io però, prima? Ah! Una barriera! Sembra sia Pork City o niente! Benissimo! Va bene, andiamo a Porky City! Ma almeno i negozi, posso entrarci? Un'altra mail! PS, tenete a portata di mano una mucca e un topo! PS? È la prima volta! Tutta la missione sembra molto strana. Già, è un po' diversa. Niente indovinelli, nessun numero strano. E ora questo all'improvviso. Credi sia una trappola? Chi lo può dire? Ma ho i miei sospetti. Non possiamo fare altro che stare al gioco. Non possiamo vincere se non completiamo la missione. D'accordo. Mucca e topo. Cosa diavolo significa? Vorrei saperlo anch'io. Oh, Musratus, hai una nuova... Cosa vuoi in cambio? Ovviamente potenzia le Musratus. Non ne mettevo neanche dubbio. Metallo raro, una tectite. Tutto tuo. Pelle resistente. Non male. Metallo raro e 10 yen. Quei 10 yen sono veramente rari. Non come 5, però. Anche lei vuole 10 yen e metallo raro per questo. Aggiunge un ulteriore... Yes! Yes, donna tu! Tu mi stai aiutando, sappilo, sappilo. Voleva due di questi, metallo raro e tectite. Guarda, li ho spesi più che volentieri ieri Kikoro Kakame qua. Affanculo. Però vorrei un'altra di queste. Cosa vuoi in cambio? 5500 yen, eh? Allora, non sarebbe male averlo. Buttiamo via due di queste del ragno. Ed ecco qua i soldi, grazie. Perfetto, abbiamo uno spazio in più per le spille. Ah, tra l'altro, Jupiter of Monkey, cos'è che fa? Gratta uno spazio vuoto, infligge danno continuo a tutti i nemici e a volte risucchia i PF. Oh, non male. Non male questa. Può essere interessante. Ah, tra l'altro, il grizzly gratta uno spazio vuoto. Chissà perché me lo aspettavo. Infligge danno continuo a tutti i nemici e risucchia PF. Anche questa uguale. Adesso la differenza è sicuramente il danno. Questa fa 54 e dura 5 secondi. Questa fa 56 e dura 5 secondi. Questa è lenta a evolversi. Questa è piuttosto lenta. Questo vuol dire grizzly, benvenuto in squadra. Abbiamo avuto un culo. Proviamo a usare il grizzly e vediamo com'è. Però lo metterei in secondaria. Oh, figata il grizzly. Non male. Ah, ma abbiamo un solo utilizzo. Oh no. Abbiamo ottenuto 9 tempesta di lampi. E la madonna. Comunque non riesco a capire come si combattano quelle rane. Queste rane adattate per assorbire attacchi a corto raggio riacquistano salute ad ogni colpo. Oh no. La mia build contro di loro è nulla. Non esiste. Vediamo altri negozi. C'è il tizio viola, aspetta. Un tifone, pelle resistente, metallo raro e aumenta la difesa. Allora, io prenderei qualcosa che aumenta la nostra sincronizzazione per il prossimo combattimento. Prendiamo due bibite e via. Neku sta ancora digerendo, sì, ancora un combattimento e finisce di digerire. Anche perché per lui poi ci serve aumentargli la difesa. Che questo due qua, un po' mi urta nell'anima. Allora, tizio viola, ciao! Oh, guarda qui! Ti credi un tipo davvero speciale? Beh, dovrei ricrederti. È ora che qualcuno ti faccia tornare coi piedi per terra. Subito a botte? Restore, missione ripristina, una missione in cui Neku ripristina PF sconfiggendo rumori in battaglia. Quindi immagino che la bibita non serva a nulla? No, invece posso usarla.
La madonna. Avrei... A saperlo prima. Porca miseria, aspetta. A saperlo prima, porca miseria. Scappa. Ok, scappa, scappa. A saperlo prima mettevo... Aspetta. Beccati questo. Maledetti. Ok, mettevo qualcosa che colpi. Mettevo il buco nero, cacchio. Oh. Ridammi vita. Ui. Merda. No, ma la ferita fa male? Va tutto bene, ti lascio solo così. Puoi farti un bel pianto. A dopo. Allora, aspetta. Non so se la missione è fallita perché sono morto, perché sto usato la bibita. Però se mettiamo il buco nero qua facciamo i danni. Vediamo se può servire. Anche perché avevo... Dai! Perché non si attiva, maledetto! Ecco, fatto! Ma quanta vita hanno? Non sto facendo... Dove sono? Curati. Oh, minchione. Ho la difesa. Ho la difesa abbassata. Maledetti. Dai, Joshua. Porca miseria. Dobbiamo fare un rate abbastanza alto. Ah, dannazione. Potevo fare 4.5 almeno. Ok, va bene. Dai. Ok, sono anche salito di livello, non male. Ah, buono, buono. Finché sono in quella forma non posso fare nulla. Ah, ecco chi era. Ecco perché vi avevo già visto. Perché siete di nuovo voi due. Eravate voi due il boss, no? Gli altri. Ah. E allora esci da quella forma. Io mi stavo concentrando sui due rinoceronti più che su voi due. Aia, che male. Ed ecco spiegato perché il buco nero non ha funzionato su di te. Tiralo su. Dannazione. Appena... Curati. Ok. Dannazione. Ma molta più vita rispetto all'altro giorno. Fa anche molto più male. Allora, devo aspettare un momento in cui sono vulnerabili entrambi. Oh, calmo. Curati. Curati. Ti piacerebbe prendermi, eh? Va bene, me ne basta uno, guarda.
a sto punto tanto la vita la condividono. Solo che almeno finché erano tutte e due gli facevo il doppio del danno. No, ho sbagliato. Ecco, almeno 4 ci siamo arrivati, dai. Finché erano tutte e due vulnerabili, gli facevamo molto più male a entrambi. Yes! Non è stata difficile, solo che al primo giro mi aveva sorpreso. Al primo giro mi aveva sorpreso, non voglio negarlo. Oh! Beh, grado stella, mica male, eh. 2 da 10.000, una da 1.000 e una quinta marcia. Più ancora l'irrequieto. Dannazione, io non la voglio questa, voglio l'altra spilla che mi dà. Vediamo. Mi sa che ti hanno rifiutato l'assegno. Ehi, avrei anche vinto stavolta, ragazzo. Ma non montarti la testa. Se quella cosa diventa ancora più grossa, potrebbe anche caderti. Ehi, la mia testa non è poi così grossa. Ah. Missione ripristino, missione rumori 2. Yes. Allora, questa qui non è male, però speravo meglio. Quindi via il buco nero, via questa. Rimettiamo la luce divina. Vediamo cosa fa la quinta marcia. Teletrasporto, tocca uno spazio vuoto. Mi aspettavo un po' di meglio, eh. Andiamo di qua ora. Vediamo se questo negozio ha qualcosa di nuovo. Non ha nulla di nuovo, peccato. Oh, il palcoscenico. Ehi, siete voi? Tempismo perfetto. Ah, basta con le commissioni. Io dico di darsela a gambe. Vediamo invece che cosa vogliono. Ah, tanto non ci posso parlare. Peccato. Tanto mi fermano sicuro. Quanto ci fai? Ah, un'altra barriera. Ehi, non scappare. Volevo darti questo per ringraziarvi del nostro aiuto. Non so, magari troverete un modo per usarla. Grazie. Avete trovato il microfono? Temo di no. Mi spiace, ma non fa niente. Ora abbiamo uno nuovo. Faremo il botto con il nostro giro con questo gioiello. Sfonderemo alla grande sulla scena musicale. Comunque non c'è altro, ci si vede. Faranno il botto con quel megafono. Vorrei proprio vederlo quel concerto. Altro che. Ma che razza di musica fanno? Freddo gelido. Vabbè, è un premio extra per quello che abbiamo fatto per loro, ci sta, ma niente di esagerato. Classe demone però, tocca rapidamente uno spazio... Oh, pensavo che era una variante di questo io. Tocca rapidamente uno spazio per formare una stalattite e infligge danno a contatto. Può evolversi e si riattiva dopo 18 secondi, che sono un sacco, è un sacco 18 secondi. Cioè il massimo che posso avere sono 5, 6 secondi, 8, 18 secondi è tanto. Ah, posso metterla, posso metterla assieme a questa qui, non male. Vabbè, posso gestirle due allora. Posso gestirle due così. Questa qui si evolve combattendo ed ha solo 4 livelli, anche se è lenta. Possiamo usarla, vediamo com'è. Eccoci a Dogenzaka. Andiamo un attimo dal nostro amico del ramen. Giusto per sicurezza, fammi vedere che cos'hai. Attacco, PF, difesa, coraggio, difesa 4. Che cos'è che volevi questo? Noodles raffinati, pollo gigante e la tectite. Vabbè, ascolta, dammela. Per la difesa va bene tutto. E dammi un altro ramen di Shio, che lo diamo a Joshua, che a lui quello piace tanto. Necur di difesa hai 2 e di attacco 16 più 20. Allora, beccati sto ramen mistico. È troppo tardi per consumare questo alimento. Dovrei aspettare fino a domani temporale prima di poterlo mandar giù. Perché occupa troppo? 14 byte, mi sa di sì. Questo ne occupa 6. Beccati le pillole allora. Tu Joshua hai ancora 3 più 6 più 1. Stai ancora digerendo questo? Vabbè, aspettiamo allora. Neku ha bisogno di difesa, questo è poco ma sicuro. Ciao fratello, pace dei sensi. Va bene, verso Porky City. Siamo già arrivati. Si nasconde qui. È un bel nascondiglio. Perché? Tutti i pensieri dispersi di Shibuya scorrono attraverso questo posto. Arrivano a Pork City e risalgono sopra la città. E poi tornano a schiantarsi di nuovo al suolo. Aumentano sempre, non diminuiscono mai. E lui sta seduto in cima a tutto questo. Astuto bastardo. Chi cerca attenzioni tende a preferire i luoghi rialzati. Dopotutto è da lui.
devo solo eliminarlo. Resisti, Shiki. Mi spiace, ma non sarà così facile. Neku, ciao. Che ci fate qua? Giocatori, qui! Sì? È la missione. Cancella il Game Master a Pork City. Ne sapevi niente, amico? No. Il signor Minamimoto ci ha detto di stare in guardia a questo posto. Sei noiosissimi giorni fa. Beh, cosa pensi? Sono qui per una missione, giusto? Perché non fare lo stesso di sempre? Ha senso. Se sono qui per una missione, significa che il signor Minamimoto li vuole qui. Ok, potete passare con le mie condizioni. Ovvero, sentiamo. Volete superare questa barriera? Dovete prima eliminare i rumori di questo piano. No, ti prego, non dirmi che la missione è eliminare i rumori per tutti i singoli piani che ci saranno. Sono solo due? Due gialli? No, ce n'è uno anche qua. Pazzoide nascosto. Ok, quindi abbiamo tre rumori. Vabbè, se riesco a prenderli tutti e tre in una botta, non posso prenderli tutti assieme? Le vestine di vitello non ti vanno bene? Vabbè. Cos? Ehi, Ciccio? Ciccio? Le mie spille. Perché le mie spille sono disattivate? Muoviti, Neku, che qua la situazione non è certo amichevole. Cacchio! Muoviti, Joshua! Ok. Dove cacchio va il Joy-Con oggi? Ok, il lupo. Porca miseria. Le tue condizioni sono stronze, amico. Dannazione. Beh, il lupo è il peggiore di tutti da prendere. Perché il lupo proprio in questo tipo di missione? Joshua, esci fuori. Colpiscilo, maledetto. Non posso fare niente se tu non lo prendi. La sto odiando sta missione del cazzo. Perché tutte le mie spille sono disattivate? Joshua, o tiri fuori il massimo della sincronizzazione qua, o è la fine. Porca, non è fattibile! Non è fattibile sta missione delle balle! Oh, finalmente! Il problema è che adesso ce n'è un'altra! Per fortuna il lupo ce n'è solo uno. Il problema non è il fatto di quanti ce ne siano, è che continua a muoversi, dannazione a lui. Avessi saputo che la missione era così, aspettavo e facevo due combattimenti diversi. Ok. Finché posso colpire almeno le meduse, possiamo aumentare la nostra sincronizzazione in qualche modo.
e se riesco a incrociarlo insieme al lupo ne colpisco due in una botta sola. Ecco fatto. Stupido lupo maledetto. Porca miseria. Perché? Perché le mie spille sono disattivate, maledetti? Sto per morire per colpa di un lupo del cazzo. Donna mia, è tutta colpa tua, Joshua, sappilo, per qualsiasi ragione. Oh, finalmente! Dio mio! Ho il polso che mi fa malissimo! E sei metalli rari, ma va a cagare, grado D! Me lo potevi dire che le mie spille erano disattivate? Questo posto è un po' speciale, capite? Cancellare i rumori qui è complicato. Se volete davvero farli fuori, dovete scegliere i vostri brand con astuzia. Sei un pezzo di merda, sappilo. Manca un solo rumore almeno, dai. Almeno quello. Porca miseria. Ah, ecco come funziona. In realtà non è neanche male. Aia. Non è neanche male l'attacco, eh. Ok, calmi. Il vero problema è disegnare il suddetto cerchio. Porca bisi. Disegnare sto cerchio è veramente terribile. Ok. Ti sfido a fare un cerchio perfetto con il Joy-Con, santo cielo. Ecco fatto. Almeno con questo lo possiamo fare fuori. Ecco fatto. Vista da fuori questa scena può solo significare malissimo. Io che faccio così, santo cielo. Cosa mi fai fare, gioco? Classe. Ok, Joshua ha digerito. Classe Cive. Poteva andare peggio. Possiamo passare? Obiettivo raggiunto. Piano libero. Potenziamento attacco 5000 yen. Wow. Ehi, anche a te sembrava strano combattere qui. Perché finiamo sempre in quello strano spazio bianco e nero? Non posso dirlo con certezza. Potrebbe essere quel piano con numeri immaginari di cui parla tanto il signor H. Numero cosa? Un piano parallelo a una frazione di distanza dal mondo dei rumori. Forse è lì che combattiamo.
opera del faccia di P? Probabilmente, ma anche se fosse così, Porky City resta comunque un'eccezione. Forse vi sta solo dirigendo la sua energia naturale. Magnifico. Questa è la sua base, dopo tutto. Non per molto. Andiamo di sopra a sconfiggerlo. Quanti piani aveva questo posto? Io non me lo ricordo. Ma... ah, ok, stavo dicendo... posso passare? Piano 2. Qui al secondo piano le spille sono il D plus B. Ciao di nuovo! Giocatori, perché sono qui? Di nuovo. Siamo qui per la missione, grazie. Che missione? Non lo so. Ma i ragazzi del piano di sotto li hanno fatti passare. Ok, potrete salire alle mie condizioni, ma non aspettatevi che sia facile. E c'hai ragione, perché le spille del D plus B fino ad ora sono pochissime, di cui due sono uguali. Però vorrei controllare una cosa, e a questo giro infatti faremo un combattimento alla volta. Questo tipo di spilla è senza brand, quindi in teoria non dovrebbe avere problemi? Scopriamolo. Volete andare al piano di sopra? Non prima di aver demurizzato questo piano. Ovviamente. Allora, ok, sono gli squali, proviamo uno alla volta. Se sono difficili abbassiamo anche la difficoltà, tanto non è che mi aspetto premio altro. Ah, è vero, questo l'ho messo in secondario. Allora, beccati questo. Ah, però aspetta, le spille senza brand. Funzionano. Le spille. Dammi quel motorino, per favore. Motorino. Maledetti. Spacco la faccia. Ehi, bastone. Maledetto. Vieni qua. Vabbè, ho capito. L'ho già detto anche l'altra volta. Purtroppo il lupo è la cosa peggiore che puoi trovare in questo tipo di sfide. Però per fortuna le spille senza brand funzionano. Le spille senza brand funzionano, il che vorrebbe dire che possiamo usare il fuoco. Ma anche il fulmine. Quella del fulmine è da un sacco che non la usiamo. Abbiamo lo sparo, il fuoco e il fulmine. Anche questa è potente. Allora, via questo che è inutile. Ci mettiamo questo che tocca rapidamente un nemico. E questa che tocca un nemico. Potrei usare anche il fuoco, ma purtroppo queste spille qua che erano le prime che avevamo non fanno abbastanza danno. Però meglio di nulla, no? Ok, prossimo scontro. Come ho detto, andiamo una per una qua. Beccati il terremoto, stronzo! Donna, ti sfondo! Ora che ho finalmente capito il trucco per farvi fuori tutti assieme, basta, è finita. Però il fulmine è debole, il fulmine è veramente debole. Una A per il tempo addirittura. Non vedo l'ora di trovare una variante per quella del fulmine, sarebbe veramente utile. Neku ha finito di digerire, questo vuol dire che gli aumenterei l'attacco io. Però aumenterei anche la difesa, sinceramente. Sì, dai, puntiamo alla difesa per adesso. Beccati sto rame mistico. Joshua invece sta finendo di digerire l'hot dog, che aumenta l'attacco. Ultimo nemico? Speriamo di sì. Se sono le ranocchie, sono quelle gialle, ovviamente. Beccati il terremoto!
troppo vicino. Vabbè, certo. Lo consideri un attacco ravvicinato solo quando ti fa comodo, Bastardi. Via. Porca miseria. Costi lupi. Ecco fatto. Devo inizialmente fare fuori almeno i lupi. Sono il vero problema di sta sfida, i lupi. Neanche tanto le ranocchie, perché le ranocchie, bene o male, l'unico problema è che si curano. Per il resto fanno cagare. Smettila. Ecco qua. Proviamo di nuovo. Perché il terremoto è considerato attacco ravvicinato? Maledetti. Aspetta. Pensaci tu, Joshua, per favore. Non passo. Ecco fatto. Mi sono liberato. No, ne manca ancora uno. Due. Scherzavo. Joshua, scappa, Neku, però. Spero che ste ranocchie non ce ne siano più per i prossimi giorni. Veramente. Madonna mia. Ah, bene, perfetto, questa si è evoluta. Yes. Grado E, Dio mio. Nemici, non ce ne sono più, perfetto. Obiettivo raggiunto, piano libero. Potenziamento difese 5000 yen, non male. Neku, le tue spille sono tutte a posto. Sospetto che sia più avanti. Devo rimettermi le mie spille più forti. Ah, siamo già arrivati? Ottimo. Sta spilla è incredibilmente buona, non pensavo. Questa qui volevo allenarla, però visto che probabilmente dovremo affrontare il boss, meglio andare sul sicuro con la balenottera. 70% di recupero è più che abbastanza. Vorrei provare questo qua, il morso di ghiaccio, ma non sono sicuro che potrebbe funzionare contro di lui. Anche perché questa si è evoluta dal toccare e tenere premuto un nemico a tocca rapidamente un nemico. Potrebbe essere veramente buona e fa un sacco di danno già a livello 1.